Parliamo ancora della tua pensione, in particolar modo facendo un ulteriore focus all'interno del pilastro della previdenza supplementare che è stata precedentemente analizzata. Possiamo prendere in considerazione per la nostra pensione delle allocazioni satellitari all'interno del pilastro supplementare in criptovalute? Certo che possiamo farlo, però utilizzando un approccio di money management che non è particolarmente convenzionale, vale a dire che dovremmo utilizzare il flusso di income, le cedole, i dividendi, gli interessi che percepiamo da altri contenitori di investimento in strumenti convenzionali tradizionali. Quindi faccio un esempio all'interno della sempre del pilastro supplementare, avevo inserito, che ne so, dei fondi GMAI, Global Multi Asset Income, delle obbligazioni sovranazionali in valuta locale o qualsiasi altro tipo di strumento regolamentato che con il tempo, che periodicamente mi eroga delle componenti di income periodico. Potrebbero tranquillamente anche essere delle azioni, delle società, dei titoli azionari con un elevato potenziale di crescita che a un determinato tipo di maturazione della loro vita iniziano ad emettere dividendi. Ebbene, l'approccio più sensato per inserire la convinzione tematica delle cryptocurrency all'interno del terzo pilastro per la propria pensione potrebbe proprio essere quello di andare ad intercettare, di utilizzare una parte di questo flusso income e convertirlo in allocazioni in alcuni digital asset. Quindi si andrebbe a reinvestire non tanto capitale apportato direttamente, ma quanto piuttosto un flusso di capitale che è stato generato da precedenti investimenti tradizionali. Ovviamente quello che scopriamo dai digital assets è che ogni sei mesi, ogni anno si verificano dei cambiamenti sulla capitalizzazione, cambiamenti sul potenziale di crescita, cambiamenti sul ranking mondiale e così via discorrendo. Pertanto, nel momento in cui si va ad allocare quel anche importo contenuto in alcune cryptocurrency, lo si deve fare soprattutto a fronte del potenziale di utilizzo e fruibilità che hanno oggi e avranno nel futuro. In tal senso bisogna avere una capacità di discernimento, di discriminazione del potenziale di alcune criptovalute. Non vanno prese così tutte assieme e ficcate dentro al terzo pilastro supplementare, ma è necessario, proprio come si fa all'interno dei fondi comuni di investimento, l'attività di stock picking deve diventare anche quella dei digital asset picking, vale a dire la selezione specifica per poi l'inserimento tattico all'interno del contenitore che poi deve essere lasciato correre. Attenzione, in questo caso, visto che stiamo parlando di terzo pilastro, quindi il pilastro supplementare, le digital asset, le criptovalute dovrebbero essere spostate all'interno di wallet, qualunque essi siano, che mi garantiscono una certa sicurezza. Pertanto non il parcheggio a tempo indeterminato su, ad esempio, gli exchange, ma letteralmente l'acquisto e poi il successivo prelievo per il loro mantenimento in ottica segregata in paper wallet o in cold wallet di cui disponiamo perfettamente gli accessi e le varie chiavi private per in un secondo momento poterli rinviare, utilizzare e così via discorrendo. Io personalmente prediligo con questo tipo di approccio non tanto i digital asset, ma quelle cryptocurrency che già oggi vengono utilizzate sotto forma di succedanei del denaro. Quindi posso
in un futuro non tanto lontano sostituirle ipoteticamente al denaro cosiddetto convenzionale. L'esempio pratico potrebbe essere il tipico confronto di scuola che si può fare tra Ethereum e Stellar. Ethereum è una digital application che serve per sviluppare altre applicazioni, non si deve considerare tout court una criptovaluta, non si deve considerare come se fosse denaro che sostituisce o sostituirà una valuta tradizionale, mentre Stellar, come ho già avuto modo di spiegare anche all'interno di precedenti clip, è già oggi una soluzione pratica di cryptocurrency che viene utilizzata per pagamenti, per micropagamenti istantanei e con commissioni tutto sommato inesistenti o impercettibili. In nota integrativa della clip, come sempre, link esterni di approfondimento tematico all'argomento del pilastro supplementare.